Grazie. Non c'è problema. Sembra che Henry l'abbia presa in simpatia. È una cosa strana. Ieri era il mio compleanno. Ho comprato un dolcetto e ho spinto una candelina. Ho espresso un desiderio che non avrei più passato da sola il compleanno. E poi Harry ha bussato. Spero che non si stia facendo illusioni. Come, scusi? Non prenda questi episodi come un invito a tornare da lui. Lei ha preso una decisione 10 anni fa. E in tutto questo tempo, mentre lei era... chissà cosa era intenta a fare, sono stata io a cambiare i suoi pannolini, a curare ogni raffreddore, a sopportare ogni singolo capriccio. Lei lo avrà pure dato alla luce, ma è mio figlio. Io non volevo... No, non ha diritto di parola. Lei non ha alcun diritto. Li ha persi nel momento in cui lo ha abbandonato. Lei sa cos'è un'adozione chiusa? Dovrebbe, l'ha chiesta lei. Legalmente non ha alcun diritto su Harry, se lo ricordi. Quindi io le suggerisco di salire sulla sua auto e di lasciare la città. Perché se non lo farà, la distruggerò, dovesse essere l'ultima cosa che faccio. Addio, signorina Swan. Gli vuole bene? Vuole ripetere? Henry. Vuole bene? Certo che gli voglio bene. Sei stata fuori tutta la notte e ora esci di nuovo? Dovevo trasferirmi a Boston. Mi dispiace che il mio infarto ti abbia impedito di conquistare la costa orientale, nipotina. Mi scusi? Vorrei una stanza. Davvero? La vuole con vista sulla foresta o sulla piazza? Di solito per la vista sulla piazza c'è una maggiorazione, ma per oggi chiuderò un occhio. La piazza va bene. Allora, come si chiama? Swan, Emma Swan. Emma, ma che bellissimo nome. Grazie. Qui c'è tutto. Ne ero certo, grazie cara. Si goda la permanenza. Emma. Quello chi è? Il signor Gold. Lui è il padrone. Della locanda? No. Della città. Dunque, quanto vuole fermarsi? Una settimana. Solo una settimana. Bene. Benvenuta a Storybrooke.